Finalmente ci siamo, siamo a ridosso del campionato. Sabato prossimo abbiamo la prima in trasferta a Firenze. Siamo riusciti a completare questo programma, sicuramente difficile per i motivi che ormai tutti quanti sappiamo. C'è stata seriamente una grossa volontà da parte sia dei giocatori che della dirigenza, che della coaching staff, nel cercare di portare a termine una preparazione che sicuramente è stata tra le più difficili, sia in termini fisici che anche a livello mentale, perché ovviamente quando ti trovi di colpo a fermarti e a ricominciare e a cercare di andare avanti con le tue forze, perché non puoi usare il campo, perché non ti puoi muovere, visto che molti giocatori vengono fuori da Cecina, quindi è stato veramente molto, molto difficile cercare di tenere il gruppo unito. Però possiamo dire che ce l'abbiamo fatta, la squadra c'è e siamo orgogliosi di presentarci alla prima sabato prossimo nel migliore dei modi e quindi niente, soddisfatti di quello che abbiamo fatto nonostante tutte le limitazioni, però i Trappers ci sono. Allora, quest'anno è un anno un po' particolare perché sia come società che come giocatori abbiamo dovuto affrontare le varie difficoltà derivate dai vari stop, dalla situazione di pandemia, da una discontinuità. Quindi mai come quest'anno è importante fare un passo alla volta, non dare mai niente per scontato, nessun avversario è scontato, nessun risultato è scontato. E secondo me se riusciamo a fare questa cosa qui, se andare ogni volta in campo a dire ora oggi facciamo un passetto in più, riusciremo a fare bene. Ciao innanzitutto a tutti, sono Riccardo Setti, è il mio secondo anno qua a Cecina, nei Trappers, che è diventata la mia seconda famiglia. Sono contentissimo di stare qua perché è veramente un bell'ambiente, si respira football, la struttura dove siamo ne è la prova di quanto sta investendo, quanto ci sta credendo questa società, e sono veramente contento di far parte di una realtà che crede veramente nel football, crede nei giovani, crede che si possa veramente fare grandi cose anche partendo da una piccola cittadina. Quindi quello che ci tengo a fare io è veramente un plauso a tutta la dirigenza che sta facendo veramente grandi cose. Abbiamo un coaching staff di livello, abbiamo un gruppo unito e non manca nulla. Grazie. E poi c'è anche sto ragazzo che spinge. No? Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Dayan Almeida, sono cubano di Terni. Quest'anno abbiamo deciso tra me e il coach Alessio, che conosco molto bene, di iniziare una nuova avventura qui a Cecina. Ovviamente l'obiettivo, senza nasconderci a nessuno, è arrivare in finale e vincerla ovviamente. Siamo veramente contenti perché abbiamo un bel gruppo e ci stiamo allenando per questo. È una bellissima realtà perché non si vede in molte squadre, sia di terza, di seconda, di prima categoria, di prima divisione. Niente, sono contento di essere qui e darò sicuramente una mano a arrivare in finale e vincere la finale. Grazie. Salve a tutti, finalmente dopo tanto patimento da parte degli sportivi, da parte di coloro che seguono questo spettacolare sport di cui nella nostra zona non è che siamo un granché abituati, ma che comunque da diversi anni sta prendendo la forma giusta, anzi sta riprendendo perché era cominciato tanto tempo fa, poi c'è stato un momento di fermo del tutto e diciamo è ripartito con entusiasmo. Purtroppo sappiamo che questo periodo è uno dei peggiori, così per dire anche tecnicamente, ha messo in difficoltà gli atleti, il coach e tutto il resto del sistema, perché logicamente gli allenamenti sono stati quelli che purtroppo sono potuti eseguire, ma in modo un po' trascendentale, insomma. Finalmente riprende il campionato e sembra che a livello
ministeriale, il DPCM, dia la possibilità per effettuare un qualcosa di veramente positivo che riporti lo sport in senso generale, non solo diciamo dei trappers, ma di varie realtà che il nostro territorio usufruisce, cioè che sfrutta, e con piacere che partiamo con questa attività, cercando di proseguire anche con tutto il resto. Abbiamo avuto altre gare di altro tipo sportivo, con successo veramente, e sicuramente anche questo sarà un successo per loro e per tutti noi come amministrazione comunale. Dobbiamo ringraziare i tecnici del nostro comune che, come potete vedere, hanno completato, diciamo così, mancano piccole rifiniture, ma roba proprio molto piccola, delle porte, questo meraviglioso campo che darà soddisfazione sicuramente a tutti gli sportivi, e soddisfazione l'ha data anche a noi come amministrazione, perché è stato un investimento, diciamo così, ponderato, grazie al PIU, grazie alla Regione, grazie a tutti coloro, i nostri tecnici che hanno collaborato e che ci hanno speso tante energie. Grazie veramente di cuore a loro, grazie a tutti, diciamo così, anche a tutta l'amministrazione, il sindaco prima persona, perché francamente tutti hanno creduto nel portare Cecina a un valore più alto sotto il punto di vista organizzativo e sportivo, in modo particolare anche delle strutture. Grazie a tutti e buon proseguimento. Buongiorno a tutti, volevo presentarvi innanzitutto la nostra nuova casa, il Trappers Field, che finalmente grazie all'amministrazione comunale siamo riusciti a realizzare un nostro sogno. Siamo partiti dai campini di periferia, oggi effettivamente possiamo calcare su un campo di vero football, un gran bel sintetico di nuova generazione, le nostre porte come i veri stadi americani. È un orgoglio per quanto mi riguarda e un orgoglio per tutti i ragazzi che li vedo, sono entusiasti di questo nuovo, di questa nuova struttura e di questo nuovo progetto. Al Trappers Field sabato 1 maggio ci sarà la prima partita in casa dei Trappers. Effettivamente la stagione inizierà il 24 di aprile, ma giocheremo in trasferta a Firenze. Abbiamo preparato una grande stagione, io ho un progetto sportivo che parte un po' da qualche anno fa, adesso si è abbastanza incrementato. Ho fiducia che questo possa essere per i Trappers un campionato ambizioso, un campionato che ci possa portare il più lontano possibile. L'ultima stagione che abbiamo disputato intera era quella del 2019, siamo arrivati ai quarti di finale per il titolo, e quindi l'ambizione è quella di fare meglio la semifinale, ma perché no la finale, insomma. L'impegno ce l'abbiamo messo, ma poi è il campo che dovrà dire quali sono le forze in campo e chi sarà migliore arriverà in fondo e vincerà il titolo. Vorrei anche aggiungere che come società ci siamo mossi anche per presentare la candidatura per ospitare a Cecina le finali nazionali. È un progetto a cui tengo tanto, tiene tanto anche l'amministrazione comunale con il sindaco in primis, ma Mauro Niccolini che, che è stato sempre al nostro fianco e ci ha supportato in tutte le nostre iniziative. Finale nazionale vuol dire che qui si disputerà appunto lo scudetto della terza divisione. È un progetto ambizioso e chiaramente mi auspico di non vedere altre due squadre, ma di esserci da protagonista e ospitare quella che potrà essere la nostra antagonista. Considerate che Cecina rientra nella Conference Sud e i gironi sono così articolati, c'è una Conference Sud e una Nord, quindi la finalista della Conference Sud andrà a scontrarsi con la finalista della Conference Nord e lì nascerà appunto la finalista e poi quindi la detentrice del titolo. Quest'anno era effettivamente importante ripartire ad ogni costo, perché insomma lo sport in qualche modo doveva riprendere il suo cammino, doveva riportare i giovani sui campi e non lasciarli abbandonati a se stessi. Noi ci abbiamo creduto, la nostra federazione ci ha creduto, eccoci qua sul campo, ecco, sono molto orgoglioso di questa iniziativa. Considerate che i Trappers, in accordo con la federazione ma anche con l'amministrazione comunale, ogni settimana effettuano i tamponi salivari a tutti gli atleti, proprio per costituire una semibolla, cioè dare la possibilità a tutti gli atleti che vengono ad allenarsi di avere la sicurezza, la certezza di essere in un ambiente più che sicuro per loro stessi e per le loro famiglie. Ci ho creduto, l'ho realizzato e ne sono molto orgoglioso. Grazie.